avanti. Ascoltiamo dalla canzone di rap 2. Ti verranno a prendere.
E allora, signori, adesso è la volta di presentarvi un giovanissimo, una bella voce, l'abbiamo già ascoltato qualche altra volta. Il prossimo concorrente si chiama Antonino Zuppardo. Antonino, cosa ci fai ascoltare? Città vuota. Città vuota, il pezzo di Parachetti? Sì, era io. Io l'ho detto. Sì, perché poi c'era quella di Mina, c'era Mina, Fiorello e abbiamo la nostra esperta che ci suggerisce tutto. Bene, sì, e questa è invece la persona che ha fatto Fiorello. Oh, signore. Sì. No, stiamo preparando una base, non eravamo pronti, quindi... Ma tu sei sempre stato alto così? Quanto sei alto? 1,88 e hai ancora intenzione di crescere? No, la base è pronta. E poi dico, a 15 anni, sei 1,88, 88 anni, ma dove andare? 3 metri. No, perché facciamo brutta figura accanto a te, quindi cerca di fermare, altrimenti dimmi il cos'è che io vado a andare con io, insomma. Vabbè, la base vi dico anche pronta, signori, Antonino Zuppardo. Sapienza Francesco.
microfono parliamo meglio. Da dove vieni Francesco? Da dove vieni? Al microfono. Montereto. Cosa fai nella vita di tutti i giorni? Perché facevo il giardiniere, ora sono in pensione. Ah, e quindi mentre tu davi l'acqua ai fiori, alle piante, cantavi. Vuoi farci ascoltare qualche canzone dedicata a qualche fiore? Viola. Viola. Ah, e che cosa? La mano cosa la macchina? Viola di Celentano. Sì, ce l'ho. Pronti con la base, Giovanni? Siamo pronti con la base. E allora, signori, se volete rinnovare la... Chi sapeva va bene un po' il casino. Complimenti. Allora, dunque, siamo...
siamo arrivati a metà strada ed è arrivato il momento di un altro concorrente che io ci ho scritto solo un nome, non c'ho altro, quindi lo presento così come c'è scritto qua. Iacuzzo. Non mi hanno scritto altro. Potevate anche scrivermi un nome. Il signor Iacuzzo. Vero, perché mi hanno scritto solo Iacuzzo? Non sa qualcosa? Ma Iacuzzo non è un nome d'arte, ma è un nome... Ma è il suo cognome Iacuzzo? No, è il mio nome. Ah, il suo nome è Iacuzzo, si trova al municipio del sito Iacuzzo. No. Mi spiega un po', anzi ci spieghi questo Iacuzzo? Beh, io ho avuto la fortuna di portare il nome di mio nonno, questo per me è un grandissimo onore. Quindi non deriva da un altro nome Iacuzzo, è proprio così. Da Giorgino viene estratto questo bellissimo nome che si chiama Iacuzzo. Beh, il cognome ce l'ha pure o è scognomato? Al microfono. No, dico al microfono. Il mio nome e il mio cognome non glielo dico. Ma non è importante, guarda, non è importante. L'importante è che possiamo identificarla con questo nome, con il suo bello Iacuzzo, e questo ci basta. Poi ascolteremo la sua voce che io ho avuto il piacere di ascoltare prima in una prova, è una voce molto bella. Cosa dico? Molto gentile, molto. Più di questo cosa posso pretendere io? Ma cortesemente, io se occhi e non sei ci deve fare solo può buttare la miseria, la bella voce, avviciniamoci a un tavolino. No, perché oggi vivo ragione, non c'è vita. Ma ringraziamo tutti, mi mamma convenzione. A chi ne famo se c'è un a chi te invece concepirono? Un giavo. Va bene così, Iacuzzo. Quindi la chiamo Iacuzzo, per me la. Va bene la distanza? Sì, va bene così. Grazie signor, lei come sempre è gentilissimo. È una squisita signora. Suggerimento mano in è una squisita signora. Va bene, la base è pronta. Meno uno la facciamo. Meno due la facciamo. Grazie signora. Un faccio cazzo cagumolo per quello che fa. No, per la gioia dei complimenti della signora. Non li posso fare. Pronti? Signori, Iacuzzo! Con te partirò. Nessuno all'orizzonte manca le parole.
dirvi solamente il lupo alla corrida, vedrei e vedrei, qualcuno magari l'avrà detto, qualche altro no. Davanti alla porta c'era un manifesto dove si parlava di teatro. Io sono il direttore artistico del Teatro Giannini di Partinico, lo stiamo riattivando e giorno 2 dicembre, domenica alle ore 19, iniziamo l'attività teatrale. Ci saranno due commedie, una il 2 dicembre, domenica, e un'altra il 13 gennaio, sempre di domenica alle ore 19. Capisco benissimo che nella nostra zona il teatro non è molto visto, non è molto guardato, perché mancano le strutture, manca un po' anche la cultura del teatro. Bene, io mi sto impegnando al massimo per attivare questo teatro a Partinico, è molto bello, ci sono 230 posti a sedere, poltrone in velluto, rosso, molto comodo, molto bello, un palcoscenico molto grazioso, ma da 4 anni è completamente chiuso. Io sto riattivando questo teatro, spero che molti partinicesi e persone dei paesi limitrofi a Partinico collaborano a questa idea, a questa realizzazione di questo teatro, perché il teatro è molto bello. Quindi se qualcuno vuole venire a vedere queste due commedie si può anche informare più tardi prima di andare via con me. Il biglietto costa 15 euro per tutte e due le commedie, quindi 7,50 euro a commedia, non è un prezzo esagerato, credo che sia un prezzo accessibile a tutti quanti. Quindi se vi interessa venire a vedere il teatro al Giannini di Partinico potete contattarmi oppure potete venire direttamente lì il 2 dicembre, domenica alle ore 19. Grazie e scusate per questo intervento. Andiamo avanti, riprendiamo la nostra corrida dilettanti allo sparaglio, presentando la prossima concorrente che risponde al nome di Giusy Parvale. L'applauso e bandico da parte del tavolo con i parenti tutti. E poi il microfono è quello. Ora giustamente Giusy, mettiti dietro di me. La ripresa è obbligatoria, noi c'è un'esclusiva con Canale 5 la signora. L'esclusiva con Canale 5, si scatta di suo marito che appena avete. Dai, non ti preoccupare, Giuseppe. Un applauso. Tu ami cantare, ti piace cantare, quindi devi cantare. Non è che stai mangiando, c'è la bocca piena della pizza, no. Hai finito di mangiare al micro, parla al micro. Saluta, questo è il pubblico, guarda, questo tavolo è tutto per te, sono venuti per applaudire. Incoraggiatela, è una vostra amica, magari vi sposate e lei canterà il vostro matrimonio. Ecco Annalisa. Allora, cosa ci fai ascoltare, Giusy? Sì, al microfono, non fare tutto il cielo capire se parlo una cosa. E penso a te. Il titolo della canzone. Perché si presenta tuo marito, Samantino, ditelo a suo marito, che è il titolo della canzone. Perché magari si trova a passare tuo marito proprio in questo momento. Solo in questo momento. E sente che tu dici sta frase, sto pensando a te, già come su pacchionato. È il titolo della canzone, sto pensando a te, siamo pronti con la frase, e pensi a me, penso a te. E di Vana Spano in là, mi raccomando, Giusy, facciamo un violone, Giusy, più scuri pensa a notte un po' qua, non te lo dico.
visto che non è andata male, giù, non mi scappò, Lucy, stava venendo tuo marito, no? Ne parliamo un po', tuo marito con me, un applauso mi piace, hai cantato bene, quindi più di questo, meglio di così non potevo andare. Prossimo concorrente, velocizziamo, è arrivato il momento di Gabriele Andrò. Gabriele ha portato il suo fan club, quello è il fan club al microfono. Presentavo le tue fan club. Sono tutti iscritti, pagano regolarmente per me. Un gruppo di amici, sicuramente ti applauderanno. Va bene. Ammazzano qualcuno con una testa. L'importante è che non diano i pomodori nelle spalle e nell'acqua. Quindi sono caduta voce. Per fare su un po' parola così non è importante. Va bene. E allora, la base è pronta, Don Giovanni, quella sveglia. Il pezzo che ci fa ascoltare, Gabriele, qual è? È un classico della canzone italiana, mamma. Ah, oh, che bello! Dedicato a tutte le mamme, bellissima. Vai Giovanni, vai con Gabriele!